Tutti cristallini e cristalline. Nel video di oggi, come leggete da titolo, andremo a scoprire queste creazioni in resina a tema natalizio. Cioè, almeno la maggior parte è tema natalizio. Quindi io comincerei subito dagli scartini, che sono questi qua. Sì, va, facciamo i fiocchetti. Ok, sono questi tre fiocchetti lucidi. Ok, ho cambiato la luce così forse si vedono meglio. Poi altri fiocchettini, sempre con lo stesso blu, questi sono opachi. Eccoli qua. Sempre con gli scarti abbiamo questa perlina di qua. Se riusciamo a farla uscire. Ok, devo dire che è molto carina, è venuta super sbrilluccicosa da tutti i lati. Sì, bella, mi piace. E poi ci ho fatto il drago. E beh, a me piace sempre in qualsiasi colore, questo drago è stupendo. Questo coniglietto. Sembra anche macchiato, ma credo che sia proprio lo stampo. Sì. Vabbè. Ho provato a fare i fiocchi di neve, visto che siamo a tema natalizio, a Natale, boh, c'è la neve a Natale, in teoria. Mi piace perché questo stampo è opaco, quindi vengono. Questo effetto opaco sui fiocchi di neve mi piace abbastanza. Non li faccio spesso perché mi sono accorta che si rompono con una facilità estrema. E quindi non mi va di buttare resina così. Già ne butto abbastanza per i fail. Ecco, infatti, manca un pezzettino. Peccato, era tanto carino. Altro piccolo fiocchino di neve. Non mi fa impazzire questo. Poi quest'altro, tipo mega enorme. La resina ha più di 24 ore che l'ho colata, ma come vedete è ancora morbidissima. Inizia a fare freddo. Questo è il risultato. Poi ho provato a fare. Ah, oh, cioè, ce n'è un altro qua. Un'altra forma, oltre a questi di qua. Perché in questi, bene o male, la resina entra facilmente. Nelle altre è un po' più difficile. Quindi ho cercato di lasciare degli eccessi di resina, come si vede da qua, sperando magari così riesco a fare anche questi. Oh, che carino! Ok, è da perfezionare, ma mi piace tantissimo. Sì, davvero bello. E poi ho provato a fare questo un po' più piccino. Eccolo qua. Oddio, bellissimo pure questo. Molto molto carino, mi piacciono. Andando avanti, abbiamo un altro scarto. Ho trovato un altro scarto, sì. Ok. Unicorno è un'arma. Stavo dicendo, questo unicorno è un'arma perché Dio santo se tagliente, però oh mio Dio, quanto è bello! Oh, è stupendo! Wow! Dopodiché ho provato a fare dei fiocchi di neve con l'effetto ghiaccio.
Vediamo come sono venuti. Oh, carino. Cioè, io non so come farvelo vedere. Sì, forse così si vede. Molto carino. Proviamo a vederlo qua. Questo che è gigante. Wow. Ok, metto la mano dietro forse. Vediamo con qualcosa dietro. Ecco, così si vede meglio. Mi piace. Sì, sì, mi piace davvero tanto. Poi con la luce si vede che brilla tantissimo, ma questo effetto ghiaccio è veramente stupendo. Credo che lo userò più di una volta perché mi piace tantissimo. Con la stessa tecnica ho fatto questi tre. Andiamo subito a vedere. Ok, sì, si vede, carino. Vediamo questi due. Sì, sì. Oddio, preferivo gli altri, ma mi piace tantissimo questo effetto. Poi, visto che eravamo su questo stampo, continuiamo. Abbiamo due scartini. Un coniglietto azzurro con un'orecchietta bucata. Va bene. No, ne abbiamo tre di scartini. Una mela rossa. Sì, se riesco a girarla. Ecco la mela rossa. E una mela verde. Con una macchia azzurra. Verde scuro? Decisamente no. Allora, poi, sempre, visto che ci avviciniamo a Natale, abbiamo gli alberelli di Natale. Forse il verde non è proprio il verde adatto, però mi piacciono tantissimo. Proviamo a vedere questi due pupazzetti di neve. Ho fatto solo il cappello. Cosa è? Cosa? Ma! Perché? Perché hai un brillantino? No! Dai! Vabbè! E poi ho fatto tutto il set natalizio, guanti, calzette e cappellini. Qui iniziamo dalla calzina. Oh, che bella! Oh, guardate come è venuto bene! Cioè, non so se riesco a farvi vedere l'effetto tipo... che dovrebbe essere flaffoso dalla parte bianca. Oddio, mi piace un sacco! Sì, mi sembra venuto bene. Preferivo l'altro, ma... carini. Guantini. Questo lo devo girare. Beh. Anche questi sono carinissimi. Forse mi piace di più questo perché il bianco è un po' più alto, ma... adoro entrambi. Bellissimi. E ora il cappello. Ed eccoli qua. No, vabbè, mi piacciono un sacco. Sono proprio belli, adoro. Arriviamo alla parte più complicata. Ho fatto delle creazioni con gli stickers. È la prima volta che provo a farlo in questo modo. Ho fatto il primo strato, ho messo lo sticker, aspetta che asciuga, poi metti i glitter. Insomma, sono una marea di strati, spero che siano venute bene perché... ci ho perso veramente tantissimo tempo e quelle che mi piacciono meno erano queste qua, quindi io partirei da queste. Siamo da questa qua. Oh, dai, non è una cosa carina da lucidare senza dubbio, ma molto molto carino. Lo sticker è un po' trasparente, questo pupazzo di neve ha fatto il dietro azzurrino proprio per non farlo diventare di chissà che colore. Mi piace, mi piace. E poi questo qua,
Oh, questo è più bello. Sempre da misurare, ma molto più bello. Mi piace di più. Dai, che carino. Mi piace anche l'effetto dell'ombra che si vede del pupazzo di neve perché. Vedete che. Lo sticker si è messo qua. Qua ci stanno i glitter e poi c'è lo sfondo. E quindi crea quest'ombra. Mi piace tantissimo. Poi, che ho fatto? Questo è quello che ho più paura. Beh, vediamolo direttamente perché lo sticker sarà in carta. Quindi credo che si sarà bagnato parecchio. No, vabbè. Ma che bellino! Pensavo che sarebbe venuta una cosa orribile perché l'ho visto che si era macchiato e bagnato. Sì, si vede che si è macchiato, ma pochissimo. Oddio, che bello! No, vabbè, questo è stupendo. È proprio stupendo! Questo è il mio preferito. Poi quando sarò lucido, cioè, vabbè. Stupendo. Andiamo avanti. Cuffetto. Oddio. Non lo so. Cioè, non è malvagio, però boh, mi piaceva di più. Dopo questo, praticamente, non so se c'è qualcos'altro che mi piacerà così tanto. È carino. Sì, direi che è molto carino. Non so se riesco a farvi vedere la pearlescenza dello sfondo. Si vede pochissimo. Vabbè. Però mi piace anche che i glitter non siano ovunque. Di solito io li metto ovunque, cioè sì, si vede un po' di differenza. Però così sono veramente carini. Ok, gli ultimi due. Andrei questo qua. Mi ricordo c'erano gli animaletti, me lo ricordo qua. Oh, che carino questo con le stelline! E non ci ho neanche messo tanti brillantini. Oh, che bello! Cioè, è proprio carinissimo! E ora passiamo all'ultimo. Vediamo. Oddio! Vabbè. Ok, questo fiocco mi sa che è un po' andato per i fatti suoi, anche questo, ma tutto sommato mi sembra carissimo. Adorabile. E niente ragazzi, queste sono le mie creazioni resina a tema natalizio per ora. La mia preferita è decisamente questa. Sì, questa qua, stupenda. Anche questa è carinissima, però no, questa qua. Devo dire che l'effetto ghiaccio è stata una rivelazione, veramente bello pure quello, però nessuno batte il Babbo Natale. Fatemi sapere qual è la vostra preferita, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!